Viareggio. La storia del carnevale. Parte seconda. Dal dopoguerra ai giorni nostri. Il carnevale, dopo la pausa bellica, riapparse in forma limitata nel 1946, per poi tornare agli antichi fasti nelle edizioni successive. Nel 1949 i corsi furono portati a 4 e nacque il torneo giovanile di calcio, manifestazione collaterale destinata a raccogliere consensi crescenti. I due veterani Antonio Darliano e Alfredo Pardini continuarono a vincere i primi premi anche nel dopoguerra. L'ultimo trionfo di Pardini è del 1955 con Baldoria all'inferno, primo ex aequo con Barba Blu del Darliano, mentre quest'ultimo colse il suo ultimo all'oro nel 1957 con Chin Chang, Mago d'Oriente. Negli anni 50 sorgono gli astri di Avanzini, che vince il primo premio nel 1956 con Ballata selvaggia, nel 1959 con Don Chisciotte e nel 60 con Carnevale al vertice. Sergio Baroni premiato per il grande valzer del 1951. La magnifica preda del 1957 e Toro seduto dell'anno seguente. Arnaldo Galli, invece, raggiunge il suo primo trionfo tra i carri grandi nel 1962 con i Grandi navigatori dello spazio, inaugurando una lunga serie di successi. Nello stesso anno la banda Disney appare nel carro Disneyland di Ademaro Musetti. Nel frattempo si stava manifestando una nuova tendenza fra i carristi, che all'alba degli anni 60 cominciarono a ispirarsi alla satira politica. Il carro che marca questa nuova fase è Carnevale al vertice di Silvano Avanzini, anno 1960. Nel 1967, in Scherzi cinesi, Nilo Lenci avverte che nel grande paese orientale c'è una realtà che preme. Nel 1968 Giovanni Lazzarini e Oreste Lazzari fanno sfilare il padrone, una sorta di mostro che si ciba di denaro, mentre Silvano Avanzini ritorna sul discorso della Cina comunista con Paese che vai, libretto che trovi. E nel 1969 un inquisitore che vuole mandare al rogo il socialismo, i contestatori e la pillola è Caccia alle streghe, mentre Vengo anch'io di Sergio Barsella e Carlo Francesconi, riprendendo il titolo di una fortunata canzone di Enzo Iannacci, ci mostra l'assalto dei proletari al fortilizio del capitalismo. Bisogna aspettare il 1970 perché un carro politicamente schierato vinca il primo premio. Ci riesce il Lazzarini filo cinese di Arriva Mao, il gattone di peluche che fa a brandelli la bandiera americana. Negli anni a seguire ritroviamo ancora Per un mondo nuovo di Giovanni Lazzarini, 1971. Commedia 70 di Silvano Avanzini, 1971. E Lo spaventapasseri di Nilo Lenci, 1972. Nello stesso 1972 compare un carro shock. È Avanti popolo, di Giovanni Lazzarini. Una massa rossa di brulicante umanità muove dalle fabbriche per spazzare via borghesi e fascisti. Ancora nel 1972 Avanzini, in Lotta all'inquinamento, ci mostra operai in tuta rossa intenti a derattizzare il paese da capitalisti, mafiosi e militari. Il carnevale nel dopoguerra si arricchisce di ulteriori iniziative e manifestazioni collaterali. Nel 1954 fece la sua apparizione sui viali a mare una trascinante banda musicale, la Libecciata, ideata da Fausto Bemi e guidata dall'affascinante mascotte Maria Grazia Billi. Nel 1954 un altro debutto. La RAI scelse la sfilata del Carnevale di Viareggio per il primo collegamento esterno in diretta della sua storia. Nel 1958 Aldo Valleroni creò il Burlamacco d'Oro, una manifestazione canora di Carnevale alla quale parteciparono le voci più importanti del periodo, da Nilla Pizzi ad Aurelio Fierro, da Natalino Otto a Toni Dallara, ed ebbe presentatori del calibro di Nunzio Filogamo e Corrado. I carri, in questo periodo, vengono costruiti negli hangar vicino all'area ferroviaria, in via Machiavelli.
Ma questa prima fabbrica del carnevale viene distrutta dal fuoco la notte del 29 giugno 1960. Sembrava che un colpo mortale fosse stato inferto alla manifestazione. E invece in pochi mesi vennero costruiti nuovi hangar al Marco Polo e nel 1961 le sfilate si tennero regolarmente. Vinse il carro Il Vampiro di Carlo Francesconi e Sergio Barsella. Negli anni 60, fra i costruttori dei carri grandi, si assiste al dominio di Arnaldo Galli, che vince nel 1962 con I Grandi Navigatori dello Spazio, nel 64 con Showboat, in concomitanza col più partecipato carnevale della storia, 300.000 presenze, nel 1966 con Non calpestate i fiori, nel 1967 con Dove andranno gli innamorati, nel 1968 con Quel mazzolin di fiori e nel 1969 con L'allucinogeno. Ci sono anche significativi inserimenti di Sergio Baroni, che vinse il primo premio nel 1964 ex aequo con Galli con Il carro Nozze sul mare e nel 65 con Lo scacciapensieri. Nel 1967 Baroni non vince il primo premio ma coglie nel segno con Un carro splendido, è Viareggio ieri. Un grande e poetico Pierrot che cita espressamente il prototipo del 1923. Nel decennio successivo prosegue il duello fra Galli e Baroni. Il primo vince nel 71 con Battibecco, nel 72 con Ping Pong, nel 76 con I Grandi in maschera, nel 77 con Rami secchi, nel 78 con Bontalloro, nel 79 con Gli Uffa. Baroni conquista il primo posto nel 73 con Viareggio in vista, nel 74 con La battaglia di carta, nel 75 La cicala e le formiche. Senza dimenticare i successi di Silvano Avanzini, primo nel 78 con Peccato originale e nel 1980 con Fiat Volontas Tua. Ex aequo con Renato Verlanti che firma Vieni, vieni anche tu, su progetto di Sergio Baroni. Nel 1973, in occasione del centenario della manifestazione di Regina, si svolse un'edizione straordinariamente ricca del carnevale, in cui spiccò il carro fuori concorso di Arnaldo Galli, La bomba, Guerra e pace. Una costruzione spettacolare e irripetibile. Nel frattempo nascono le feste rionali. È la darsena ad infiammarsi per prima, dando vita il 20 febbraio del 1971 ad una sfilata in maschera in via Coppino e a una padellata di pesce in piazza. Dal 1984 la festa viareggina ha una risorsa in più, la lotteria di carnevale, voluta dal senatore Paolo Barsacchi per il potenziamento della manifestazione. Nel 1989 la storica firma per l'acquisto dei terreni sui quali nascerà la cittadella del carnevale. Progettata da Francesco Tomassi, viene inaugurata nel dicembre 2001. Negli anni 80 la satira politica è prevalente e prosegue il dominio dei carri di Arnaldo Galli con Carnevale nel cassetto 1989 e Non si può fermare il tempo, il grandioso cigno del 1990. Con gli inserimenti di Raffaello Giunta, Gli incubi di Spadolini, 1982, di Silvano Avanzini, Il sol dell'avvenir, 1983, e di Gilbert Le Bigre e Corinne Roget, Madonna Ciccone, un successo da leone, 1988. Nell'ultimo decennio del Novecento emerge una coppia vincente formata da Renato Verlanti e Giovanni Lazzarini, con Moby Dick. Vecchi fantasmi vagano sull'Europa, Il telemostro e Fate il vostro gioco, signori. Verlanti e Menghino vincono ancora nel 99 con American Sex Gate Show, mentre Silvano Avanzini con il figlio Alessandro raggiunge il primato nel 93 con I vampiri e nel 98 con Ma che male vi fo. Nel 1991 il primo premio va al giovane Fabrizio Galli con L'inferno del sabato sera. L'anno successivo trionfano Carlo Vannucci e il figlio Enrico, grazie ad Attenti al lupo.
Il 2000 porta al successo due giovani maghi, come Simone Politi e Federica Lucchesi, con Abracadabra, che bissano il successo nel 2002 con La Repubblica delle Banane. Nel 2001 un altro carrista emergente raggiunge il primato, Franco Malfatti, con Le Rovine d'Italia. Anche nel 2003 un giovane è sugli allori, Roberto Vannucci, con La Mente Intelligente. Nel 2004 il veterano Arnaldo Galli si allea con i francesi Le Brigue Rouge. L'inedito trio inventa una gigantesca ballerina e sconvolge le regole, trasformando il carro in un palcoscenico per teatro da strada. Così, Scusate se ci divertiamo, balla che ti passa, permette a Galli di conseguire il suo 20° primo premio. Nel terzo millennio il cammino del carnevale non si fermerà. La cittadella, le nuove formule di costruzione dei carri e la ricerca di finanziamenti per affrontare le sfide della contemporaneità sono le scommesse che Burlamacco ha di fronte. L'avventura, insomma, continua.